Pietro Ciocchi, docente di informatica all'Università La Sapienza di Roma. Le fake news utilizzate come armi. La diffusione delle fake news è strettamente correlata alle dinamiche dei social network. Come? Beh, è un discorso molto articolato. Quando siamo online tendiamo a cercare le informazioni che più ci piacciono e a ignorare informazioni a contrasto. Questo processo è anche supportato un po' dalle dinamiche degli algoritmi, no? Gli algoritmi che cercano di mantenerci più tempo possibile online. In questo contesto, praticamente, il risultato finale è che ci troviamo divisi in tanti gruppi tribali che la pensano più o meno allo stesso modo. Un po' come eravamo ai tempi del liceo, ci mettevamo con le persone che la pensavano come noi e ignoravamo le persone dall'altra parte. In questo tipo di dinamica si struttura la dinamica delle narrative, non delle fake news. Le fake news stanno soltanto a guardare un'informazione, se sia vera o sia falsa, mentre noi cerchiamo informazioni e la loro aderenza di queste informazioni con il credo condiviso dal gruppo sulla piattaforma. E quindi che cosa si può fare, visto che ormai, peraltro, chi ha interesse a divulgare fake news conosce questi meccanismi? Cosa si può fare quindi per combatterli? Per combatterle praticamente nulla e neanche per governarle. Diciamo un po' l'idea che ci siano delle pratiche che ingegnerizzano il tentativo di manipolare l'opinione pubblica hanno vita difficile nel mare magnum dei social network, perché l'ambiente è rumorosissimo e nessuno è in grado di governarlo. Ci si prova con i bot, ci si prova con gli influencer, ma è molto difficile riuscire a catturare l'attenzione degli utenti e a riuscire ad agganciare tanti gruppi, tante tribù, in maniera tale che un argomento diventi virale e far durare questa cosa per tanto tempo. Per anni abbiamo parlato del debunking e oggi si parla del pre-banking. Che cosa significano entrambi i termini? Il debunking era quel tentativo di smontare le bufale nella speranza che pian piano si arrestasse la diffusione di informazioni false online. Abbiamo risultati scientifici che hanno chiaramente dimostrato che questa pratica è utile soltanto per chi già è predisposto a cercare la versione sbufalata, smentita. E però non attecchisce laddove dovrebbe attecchire e quindi causa un effetto di maggiore polarizzazione, perché chi si è visto arrivare delle informazioni a smentita della sua tesi si è arrabbiato, di fatto questa è la dinamica che si innesca. Mentre stiamo cercando adesso, anche in un progetto molto importante che stiamo portando avanti con il governo inglese nell'ambito del G7, è quello del pre-banking. Che cos'è il pre-banking? È il tentativo di tracciare attraverso i dati quali sono gli argomenti più o meno soggetti a polarizzare l'opinione pubblica, perché poi sono quelli gli argomenti che diventano, diciamo, massimamente argomenti di fake news, ed intervenire strategicamente cercando di disinnescare la polarizzazione che possa nascere sull'argomento, quindi intervenire prima. Un altro tema è quello degli influencer. A volte, ma molto spesso, degli influencer, per aumentare i follower, dicono delle bufale. Come si fa in questo caso a frenare questo fenomeno? Come si fa a frenarlo? È molto complicato, perché siamo un po' tutte vittime del business model imposto dalle piattaforme. Cerchiamo di intrattenere. Il problema grosso è che le piattaforme di fatto incarnano il nuovo sistema dell'informazione, obbligandolo e piegandolo alle regole di business proprie delle piattaforme, che devono intrattenere, non informare. E in quel contesto l'influencer quindi è maggiormente incentivato a portare informazioni che gli diano maggiore visibilità per eludere gli algoritmi, per prendere maggiori attività. E questo lo si fa a volte attraverso dei bot, attraverso degli account fasulli o lanciando delle vere e proprie bufale. E in questo contesto si cerca soltanto di prendere ancora di più l'attenzione rispetto ad un determinato tema. Walter Quattrociocchi, professore associato dell'Università Ca' Foscari di Venezia, dove dirige il laboratorio di Data Science e Complexity.
Volevi aggiungere qualcosa, Walter? C'è un bellissimo libro sui buchi neri, era stato scritto da una bravissima scienziata con un dottorato in astrofisica, Lisa Nichelli, che se non ci mettiamo insieme, se scienza non si mette insieme con i comunicatori, rischiamo buchi. Nel senso, se tu prendi un po' l'approccio che hanno preso CICAP e Piero Angela, no? Che in qualche modo quelle loro fanno, decidono loro qual è la scienza importante oppure no, che fa un po' ridere sta cosa, perché è un po'... Cioè, un po' bizzarra, no? Prendono quello che gli interessa perché insomma, è più utile alla causa. In questo contesto si creano delle situazioni in cui, se non si creano delle frizioni che fanno danno. Cioè, perché invece non riusciamo a creare un bel programma di cui, che ne so, scienziati e divulgatori si mettono insieme, collaborano? Perché gli scienziati hanno dei grossi problemi di comunicazione, c'è un dato di fatto oggettivo, perché vivono in un mondo, che, in un frame of mind che porta a essere un pochino distanti dalla problematica di interesse sociale. Perché non dobbiamo lavorare insieme? Perché non si costruiscono iniziative? Cioè, da una parte i comunicatori che diventano tutti tanti piccoli Piero Angela di YouTube che raccontano queste cose, a volte pure male, che non viene raffazzonato e tutto, e invece non si crea una collaborazione, una sinergia. Secondo me il futuro è quello, non c'è un'alternativa. Mi ripetete sempre dicendomi: Adrian, basta con le recensioni cattive per i film, solo fantasia, c'è scritto nel titolo, fantascienza, sì, ok, ho capito, ma c'è anche la parte di scienza. Dov'è la scienza in questo film? Non puoi fare soltanto fantasia, hai bisogno di scienza, voglio la mia scienza. Per quello che cercheremo di capire oggi insieme a Strane Storie. Parecchi gli avvenimenti importanti. Trieste e la sua zona furono restituite all'Italia dagli alleati vincitori. Una disastrosa inondazione fece. Di questo che parleremo oggi a Strane Storie, della grande invasione dei dischi volanti del 1954. Bentrovati. Io sono Massimo Polidoro e vi do il benvenuto a un nuovo episodio. Conduce a indagare con gli strumenti della scienza e della razionalità. Sono felice di dirvi che il mio nuovo libro, La scienza dell'incredibile,
IUFO, che sta per International UFO Bureau. Ecco, come al solito, non lasciatevi impressionare da quel internazionale, international. E in realtà, proprio come capita ai nostri centri nazionali di ufologia, si trattava solo di un modesto nucleo di appassionati autodidatti. I dirigenti dello UFO però si appassionarono. Numeri disponibili agli archivi del Centro Italiano Studi Ufologici, che poi è l'unico gruppo di appassionati italiani di orientamento razionale, parlano di circa 1.000...